Siamo in collegamento telefonico con Lina Pettinari, presidente del Centro di Aiuto alla Vita a livello toscano. Innanzitutto, salve, grazie per essere con noi. Grazie a voi per averci chiamato. Siamo in collegamento telefonico con Lina Pettinari perché è stato siglato un accordo tra il Forum Toscano delle Associazioni Familiari e i consultori delle tre macro aree della ASL in Toscana, all'interno del quale sono coinvolti anche i centri di aiuto alla vita. Di che accordo si tratta? Dunque, questo accordo è un accordo che è stato fatto nel 2017. Il 29 di gennaio è stato siglato il patto attuativo di questo accordo. Di cosa si tratta? Ha due aspetti. Una, la parte educativa socio-relazionale, che riguarda le attività che vengono fatte nelle scuole medie, e la parte socio-sanitaria che riguarda l'attenzione alla vita, alla maternità, in particolare alle maternità difficili. È nell'ambito della 194 la legge che prevede che lo Stato dovrebbe rimuovere tutte le cause che possono indurre una donna all'aborto e fare in modo di preferire la vita. Questo è anche il senso di quella legge che viene applicata purtroppo non sempre, diciamo, nel modo giusto. E questo accordo può portare un contributo sia al mondo del volontariato, perché le donne verranno inviate dal consultorio pubblico direttamente ai CAV. È stato necessario fare una mappatura di tutto ciò che era il servizio del volontariato e quello che offre la ASL attraverso i propri mezzi, consultori, eccetera. E ci saranno delle brochure negli ospedali, nei consultori, e è molto importante questa informazione perché permetterà alla donna di fare una scelta più consapevole e più libera. E soprattutto un'opportunità favorevole alla vita, diciamo, perché chiaramente tra le cause dell'aborto sappiamo che c'è quella della povertà, quella del disagio, quella della solitudine e i centri di aiuto alla vita diventeranno coloro che si interfacceranno direttamente con le istituzioni, con il consultorio pubblico per fare un progetto qualora la donna in libertà volesse scegliere di fare un percorso di maternità e di accoglienza. Ecco, dal vostro punto di vista, dalla vostra esperienza di lavoro anche con tante donne, qual è l'importanza di essere vicino in questi momenti, nel momento della maternità, nel momento della gravidanza? È fondamentale, direi, perché la maternità, cioè la vita molte volte piomba così all'improvviso, inaspettatamente, e la donna spesso e volentieri si trova sola, almeno le donne che noi incontriamo nei nostri colloqui, con tutte le loro difficoltà. Però ci accorgiamo che con la vicinanza, aiutandole a quello sguardo sul bambino non nato che portano in grembo, dandole quella sicurezza che non saranno lasciate sole, le donne riescono a cambiare idea. Abbiamo avuto donne anche che sono scappate dal lettino prima di fare l'intervento dell'aborto. Quindi per noi è molto importante la vicinanza dell'associazionismo del volontariato, in questo caso dei CAV, e la vicinanza alla donna in questi momenti. Fa proprio cambiare idea.